Musica e cinema a favore della Città della Speranza per la ricerca e la cura delle neoplasie infantili. Una piazza degli scacchi di Marostica gremita di persone in occasione del concerto omaggio ad Ennio Morricone, che ha visto protagonista l'orchestra Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Marco Titotto, che ha eseguito alcune tra le colonne sonore più famose che portano la firma del grande compositore. Ospite d'eccezione il tenore trevigiano Francesco Grollo, che ha parlato del legame stretto tra musica e speranza. Quella speranza e quel sogno che danno il nome e la forza a un gruppo di ricercatori, medici e privati che stanno lottando per combattere la malattia. Voglio valorizzare l'obiettivo che è il raggiungimento poi anche della Città della Speranza, per i bambini soprattutto. Perciò partecipo, ho accettato questo invito con molto entusiasmo e naturalmente con la buona musica, che in questo posto meraviglioso non c'è altro da dire. Cos'è la musica? La musica io penso che sia l'essenza della vita, è quella parte che tutti dovrebbero coltivare ed avere, è una sorta di messaggio divino che ci accompagna tutta la vita.